piano perché ormai ha qualche... Sono vecchia, no? No, è anziana sul piano parlamentare. Vabbè, anche se giovanissima sul piano personale. Allora, noi siamo tra i pochi moicani che ci interroghiamo ancora come gruppo qui di giornalisti civici sul discorso delle leggi su misura, giustizia, tutte quelle polemiche lì. Farete ancora leggi su misura o non l'avete mai fatte? No, abbiamo mai fatte leggi su misura. Se alcuni poi... dicevano la Ciriella, la prescrizione, la Cirami, il lodo Schifani, questa Cirielli, pecorella. Allora, andiamo per ordine. Cirami. La Cirami. Mm. Tecnicamente è difficile spiegarla, anche se sì. Ci sono tutte le motivazioni. Sì. E dico soltanto una cosa. C'era una legge del Parlamento che scriveva esattamente la norma che noi abbiamo scritto e che era stata disattesa. Quindi non incideva sul processo Berlusconi Previti. Era un principio di diritto. Quando ci sono dei principi di diritto, e comunque, sa, voglio dire, lasciava il giudice la decisione. Quindi è difficile parlare di sottrazione quando si lascia il giudice la decisione. Vabbè, altri hanno visto un altro spettacolo, la Cirielli. Poi magari ne parliamo. Sì, la Cirielli. Io non ho paura del confronto perché tecnicamente sono certa. Io alcune cose le ho fatte io e le ho fatte con convinzione. La Cirielli, per esempio? Beh, la Cirielli mi venga a dire che adesso sui recidivi bisognava non andavano bene le misure. Ma ha dimezzato la prescrizione per reati anche importanti e gravi. No, ha dimezzato la... Allora, ci sono delle lungaggini della giustizia che sono responsabilità... del Parlamento italiano, del legislatore italiano, dei governi che si sono succeduti. Chi li paga? Cioè noi abbiamo un sistema che affligge l'innocente e indulge nei confronti del colpevole. Questo è il problema giustizia. O lo affrontiamo senza ideologia oppure continueremo a fare la guerra. Il lodo Schifani fu incassato sul piano della legittimità costituzionale? Sul piano della legittimità costituzionale, perché doveva essere costituzionale. Forse in un sistema diverso, quando si potrà discutere di alcuni temi senza che divengano pro o contro Berlusconi o di affari sensibili, sia anche di poter ridiscutere della tematica. Perché il premier deve essere sganciato dal controllo di legalità? L'equilibrio di poteri fra politica e magistratura. In modo concreto, noi avevamo un sistema costituzionale che aveva una determinata architettura, è venuto a mancare. Lo abbiamo con una serie di riforme alterato fino ad alterare i rapporti. Probabilmente in sede di riforme costituzionali bisognerà discutere del sistema, ma non per la salvaguardia del singolo, per la salvaguardia del sistema. La pecorella che aboliva l'appello, però in caso favorevole all'imputato. Conteggi di numeri, quante sentenze riformate in appello. Ma è stata cassata, lo ricorda? Non andava bene, era incostituzionale. Sono tutti costituzionali. Cioè, un avvocato che fa una legge che poi viene utilizzata dal suo cliente, non è un po' strano? È sempre il cliente, sempre il cliente è il problema. Il problema è della legge, mi scusi, quando si fa una legge, il tema è giusta o è sbagliata? Le rispondo, se mi consente, con uno dei discorsi più belli che ha fatto, secondo me, sulla giustizia, che fece al Senato nella 13ª legislatura Salvatore Senesi, un esponente storico di MD e poi candidato allora nel DS, come si chiamassero, che parlò dei cosiddetti affari sensibili. Cioè, cosa succede? Perché la giustizia è bloccata? Che ci sono delle cose che tutti sanno di dover fare, perché sono giuste. Una parte dice, cioè la mia, se si fanno si applicano anche i miei, e l'altra parte, cioè la loro, dice si fanno perché non si applicano. Ma anche quella si è rivelata incostituzionale poi. Poi magari si farà una discussione su ciò che è costituzionale e incostituzionale in questo paese. Ho capito. Invece no, la legge Frattini sul conflitto di interessi, con Fallonieri incompatibile con incarichi di governo, Berlusconi no, non è un po' strano? Risulta che qualcuno ha tentato di cambiarla, voleva cambiarla, forse non è giusta. Ho fatto una domanda a lei, se è giusto o sbagliata. Con Fallonieri incompatibile, Berlusconi può fare il premier. Certo. Cioè, è normale? È normale. Normale. Cioè il fattorino di Mediaset è incompatibile? No, chi è dipendente da un'azienda concessionaria di Stato? Chi esplica delle posizioni ritenute politiche, cioè in quel momento in funzione è incompatibile. Dopodiché la legge prevede delle misure preventive abbastanza serie. Ma non c'è un problema di concentrazione di interessi e di poteri anomalo e anormale? Lo vogliamo vedere nella pratica. Cioè, io mi permetto di dire soltanto una cosa. Dal 94 ormai si agita il conflitto di interessi.
gli italiani continuano a votare con fiducia, magari perché pensano che chi ha già tanto non ruba ancora. Beh, ma un conto sono le regole, un conto il consenso. Sì, sì, no, le regole, sto parlando delle regole, le regole ci sono, secondo me, e mi risulta... Le avete fatte voi, però. Ma nessuno l'ha cambiato, quindi probabilmente quelle nostre erano giuste. No, forse perché non c'erano i numeri, oppure l'opposizione di sinistra non era all'altezza, io credo anche loro. No, perché sa, perché quando siamo andati a toccarle si sono accorti delle difficoltà che c'erano a toccarle. E forse servivano anche a loro, magari. Io ero in prima commissione, l'ho seguito con tutti gli interessi. Insomma, si ponevano problemi. Un'ultima questione, signora. C'è Dell'Utri condannato. Il problema del, sempre questioni sensibili, il problema del concorso esterno in mafia, lo toccherete o no? Lo lascerete così? Il problema, come si fa a toccare? Cioè, il problema è che non c'è una norma sul concorso esterno in mafia, c'è un'evoluzione giurisprudenziale, quindi tecnicamente non si può toccare. Ho capito. Quindi Dell'Utri è affidato alla giustizia terrena, diciamo. Guardi, non a quella parlamentare. Guardi, io credo che sulla giustizia, se riuscissimo a fare un discorso più serio, me lo auguro, in questo Parlamento, affronteremmo tanti problemi che ci sono, assolutamente, ci sono reali nel sistema, perché non funziona il sistema Italia, non stando dalla parte dei magistrati, o stando dalla parte degli imputati, o stando dalla parte degli avvocati, ma cercando di stare dalla parte dei cittadini. Rendendoci conto che abbiamo un sistema che non c'è. Se poi alcuni capi partito, capi corrente hanno problemi con la giustizia, non c'è un vizio? Beh, che cosa facciamo allora? Gli consentiamo ai magistrati di scegliersi chi sono, chi è la politica? Perché questo arriviamo. Però in altre se democrazie, me lo dite, va bene così. I condannati... Cioè, se la gente sceglie che sia... Ma perché in Francia o in Inghilterra un condannato, sia pure in primo grado per mafia, non entra in Parlamento? Sicuro? No, no, guardi, scusi, ci sono, pazienza. Ci sono a Parigi, non c'è a Londra. Un condannato per mafia in Parlamento, perché non esiste il reato di mafia. Come in Francia? Sì, adesso non, mi perdoni, la risposta è interessante, no, ma capziosa. No. Il problema dei pregiudicati o dei prescritti o dei condannati in primo e secondo grado che entrano alle istituzioni, le sembra un problema o è normale? È una scelta dei partiti, politica. Dei partiti. Si è tentato di fare una legge, anche più generale, come ha visto, insomma, un po' di difficoltà ci sono, perché io ricordo che io personalmente posi degli... Dico, va bene, allora ci sono i condannati per corruzione, non ci sono neanche i condannati per chi picchia la polizia. Che facciamo? Tutti e due, va benissimo, ma uno sì e l'altro no. Va bene, grazie, buona giornata, tanti auguri.